Hola a todos, ciao a tutti, bienvenidos al di là della S, la tua scuola di spagnolo. Oggi andiamo a vedere come coniugare il passato in spagnolo, perciò ti consiglio anche di guardare il video dove spiego le differenze e come usare i diversi tipi di passato in spagnolo. ¿Estáis preparados? ¿Siete pronti? Pues venga, vamos allá! Andiamo a ricordare prima come si coniuga in spagnolo. E per farlo vi voglio ricordare che nella lingua spagnola abbiamo tre coniugazioni, che sono ar, per i verbi che finiscono in ar, er, verbi che finiscono in er, ir, verbi che finiscono in ir. Verbi come cantar, verbi come comer, mangiare, e verbi come vivir, tutti quelli che finiscono in ir. Per coniugare un verbo dobbiamo togliere ar, er o ir e lasciare la radice e dopo aggiungere la terminazione di ogni singolo tempo verbale o il tempo che corrisponde. Ad esempio, cantar, togliamo ar, la radice resta cant, la aggiungeremo la terminazione, lo stesso con comer, lo stesso con vivir. Una volta abbiamo trovato la radice del verbo, soltanto resta mettere la terminazione di ogni singolo tempo verbale. E adesso andiamo a vedere come si fa. Andiamo con il pretérito perfetto simple o indefinito, che si usa per parlare del passato o di un periodo di tempo finito, ma per parlare anche di qualcosa che è soltanto successa una volta. Le persone verbali che abbiamo qua sono yo, tu, él, ella, usted, il vostro lei, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Vediamo come è fatto il verbo cantar, togliamo la radice ar e resta, togliamo la terminazione ar e resta la radice can. E qua aggiungiamo le terminazioni seguenti, e, aste, o, amos, asteis, arum. Pertanto, canté, cantasteis, cantó, cantamos, cantasteis, cantaron, questo con tutti i verbi che finiscono in ar. Sono queste le terminazioni. Per i verbi che finiscono in er, ir, abbiamo queste terminazioni. I, iste, io, imos, iste, ieron. Pertanto, resterà comi, comiste, comio, comimos, comisteis, comieron. Il verbo comer abbiamo tolto er, abbiamo lasciato la radice con e abbiamo aggiunto la terminazione. Lo stesso con vivir, la radice vi, e mettiamo queste terminazioni, vivi, vivisti, vivio, vivimos, vivisteis, vivieron. Andiamo a vedere il pretérito perfetto composto, che si usa per parlare in passato, ma di un periodo di tempo non finito, oggi, questa mattina, questo mese, questo anno. Il pretérito perfetto composto è formato di due verbi, un ausiliar, il verbo aver, e un altro principale, che è quello che viene coniugato in participio. Il participio ha due terminazioni, ado per i verbi che finiscono in ar e ido per i verbi che finiscono in er, ir. Pertanto, per trovare il participio, lo stesso, troviamo la radice prima del verbo, come vi ho insegnato, e sumiamo il ado o ido. Cantar finisce in ar, pertanto la terminazione ado è cantado. Comer e vivido, comer e vivir, togliamo la terminazione er e rimettiamo ido, comido, vivido. E questo per tutte le persone verbali, per tutte le persone verbali. Pertanto, e as a, hemos, habéis a, il verbo aver coniugato, e cantado, e bailado, e leído, e subido, e comido, e vivido. Ok? Questo sarebbe come si coniuga il pretérito composto. Andiamo a vedere il pretérito imperfetto, che si usa in un tempo passato, anche questo già finito, però per descrivere persone, cose o azioni che si ripetono nel tempo. Persone verbali, sempre io, tu, él, ella, usted, il vostro lei, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ad esempio, devo cantar, el can, troviamo la radice e mettiamo le terminazioni aba, abas, aba, abamos, abais, abas. Cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantaban, cantabais, cantaban. Le terminazioni ir hanno la stessa terminazione. Ia, ias, ia, iamos, iais, ia. La coniugazione è ir, perdón. Comia, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Con la radice del verbo comer. Abbiamo tolto er. Lo stesso con vivir. Abbiamo trovato la radice che resta vi.
mettiamo, aggiungiamo la terminazione ia, ias, ia, iamos, iais, ia. Sembra complicato, ma fermate il video. Ecco, abbiamo finito e io consiglio di guardare il video dove spiego come usare i diversi tipi di passato per così capire meglio. Vi invito a iscrivervi nel canale e anche mi potete seguire sul mio blog latuascoladiespagnolo.com. Muchísimas gracias a todos.